Bene, buongiorno. Buongiorno colleghi, direi di iniziare la seduta del question time approfittando degli assessori e dei consiglieri presenti, quindi muovendoci come al solito un po' in ordine sparso rispetto alla numerazione delle interrogazioni. Per la prima, sì, che è la numero 67, abbiamo a presentare l'interrogazione il vicepresidente Mancini, l'interrogazione è rivolta all'assessore Barberini. Interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica presso l'ospedale di Città di Castello, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Raccomando veramente il rispetto dei tempi per essere nei tempi della ripresa. Grazie, prego Vicepresidente. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Presidente, buongiorno Assessore. Questa interrogazione, anche se datata benché risalente al 24 gennaio 2017, ha il carattere di essere tema attuale perché anche qualche tempo fa in un altro presidio medico è successo, praticamente presidio ospedaliero, è successo un problema grave, tecnico grave. Tornando alla questione di Città di Castello, come è stato ampiamente riportato dai giornali, a un certo punto con avverse condizioni meteo su tutto il presidio, in gran parte di esso da quanto ci risulta, ci fu una interruzione della corrente elettrica mandando in tilt molti sistemi del presidio medico, con grave disagio per le sale operatorie, con grave disagio degli ambulatori e, da quanto mi risulta, ecco per cui la interrogo, se questo corrisponde al vero, anche per quanto riguarda il sistema degli ascensori. Non entrarono in funzione i gruppi elettrogeni, non entrarono in funzione i gruppi di continuità, quindi la situazione fu, grazie comunque al personale, ben gestita. Ma questo non ci esime dal dire se successivamente a quell'evento sono state adottate tutte le misure tecniche di prevenzione, di collaudo e anche le prove, diciamo, periodiche per verificare che gli impianti sotto stress non ripresentino lo stesso problema. Grazie. Prego, Assessore Barberini. Sì, la situazione evidenziata nell'interrogazione non è proprio come rappresentata dall'interrogante. Di fatto la questione è riferita ad un evento che si è verificato il 17 gennaio 2017 nell'ospedale, nel presidio ospedaliero di Città di Castello, e tutto deriva da un blackout elettrico che ha investito tutta la zona appunto di Città di Castello e ovviamente anche l'ospedale. Il personale dell'ufficio tecnico dell'ASL Umbria 2 unitamente alla direzione medica di presidio è immediatamente intervenuto e quindi tutti i pazienti in quel momento che si trovavano nel presidio ospedaliero e nei vari servizi, quindi ambulatoriali, dirigenza e interventistica, comprese le aree critiche, incluse quelle nelle reparti di terapia intensiva, nelle sale operatorie e nel servizio emodialisi, sono stati sempre portati avanti e realizzati senza alcuna interruzione, quindi non si sono verificati danni di alcuna entità. Da cosa deriva? Il blackout ha determinato un'improvvisa interruzione della linea elettrica nella rete a 20 a media tensione 20, di 20 megawatt che è allacciata al presidio ospedaliero. Quindi è un fenomeno ovviamente che deriva dal distributore di energia elettrica. Sono immediatamente entrati in vigore, in funzione, in sostituzione, i gruppi elettrogeni presenti presso la struttura. Nel momento in cui è ritornata tensione sulla linea elettrica, questo passaggio di switch off non ha funzionato. Non ha funzionato e poi questo si è potuto scoprire perché praticamente le batterie dei gruppi di continuità, in gergo tecnicamente UPS, non erano perfettamente funzionanti. Alla luce di questo sono stati immediatamente sostituiti tutti i gruppi di continuità e ne è stato installato uno
che era già da dicembre 2000 sostituito, era in servizio presso la radiologia e quindi messo negli altri servizi degli altri reparti da 200 kVA. E ne è stato acquistato un altro per appunto il servizio di radiologia da 120 kVA, quindi sostanzialmente ormai tutto il presidio ospedaliero è stato rimesso sotto sicurezza al fine di evitare fenomeni di questo tipo. E comunque ribadisco, non ci sono stati interruzioni né danni all'attività chirurgica, all'attività ospedaliera che era esercitata in quel momento presso il presidio ospedaliero di Città di Castello. Grazie Assessore, prego Vicepresidente per la replica. Ma io Assessore intanto la ringrazio per la nota tecnica che è quella che poi è stata divulgata in maniera indiscrezionale anche all'interno del personale medico e infermieristico. Nella sua risposta manca l'azione che serve quando si verificano questi casi. E qual è l'azione che serve? Serve che chi è deputato e demandato al controllo e alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza del suo corretto funzionamento, ancora una volta ha fallito. Non c'entra nulla il personale medico sanitario, non c'entra niente la parte amministrativa, non c'entra niente la politica. Se poi la politica però non va pesantemente a riprendere chi doveva fare queste cose e non le ha fatte, perché le batterie, come lei dice, sono state sostituite. Intanto a me risulta, Assessore, e concludo, che non erano stati fatti recentemente prove di tenuta degli impianti. Quindi non so se è vero, non ne ho la documentazione, ma magari sarebbe interessante acquisirla, perché le cose non capitano, come si dice, per caso e per disgrazia. Tant'è che l'allarme meteo era stato lanciato 2 o 3 giorni prima per eventi molto, molto forti, molto intensi, e stiamo parlando appunto del gennaio 2017. Quindi se uno è deputato alla sorveglianza degli impianti, quando arrivano allarmi meteo così importanti, la prima cosa che controlla che non si verificano allagamenti, la prima cosa che fa controlla che i gruppi elettrogeni siano in grado di accendersi e di rispegnersi quando torna la corrente, insomma che ci siano tutte quelle prove di emergenza che serve come giusto da protocollo. Questa cosa non è stata ovviamente fatta, perché altrimenti non sarebbe verificato quello che è successo, e da quanto mi risulta, Assessore, la direzione sanitaria non ha preso misure, quantomeno disciplinari, per chi doveva controllare e verificare periodicamente queste cose. Si è corsa di pari dopo. Non è questo il metodo, perché la politica, quindi anche lei, Assessore, che è deputato a questa importante funzione, non ci ha fatto una bella figura. Questo è quello che è successo a Città di Castello, al di là della sua risposta tecnica. Grazie, grazie. Bene, grazie. Per ottimizzare i tempi passiamo adesso all'oggetto numero 106. Si tratta di una interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolta all'assessore Barberini. Intendimenti della Giunta regionale circa l'acquisto, l'installazione e l'attivazione del nuovo macchinario per esami diagnostici in risonanza magnetica presso il polo ospedaliero Santa Maria della Stella di Orvieto. Prego consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, buongiorno. Allora Assessore, in questi giorni sui giornali l'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto è saltato alla ribalta per le tante carenze che sono state segnalate. Liste d'attesa di lunga durata, carenze nel personale, anche in termini di primariati, sia a ortopedia che oculistica che al pronto soccorso. Alcuni di questi problemi sono anche collegati, nonostante poi che vengano diffuse note dall'ASL che fanno riferimento agli investimenti effettuati, però riguardano anche delle attrezzature, in particolare la risonanza magnetica. La macchina obsoleta dal 2014 che se ne parla
ad oggi ancora praticamente non c'è traccia dell'installazione di questa macchina, che pure è responsabile di criticità nello svolgimento dell'attività. Allora, senza entrare in tanti dettagli, magari potendole lasciare un po' più di tempo, magari se ci può spiegare quali sono gli intendimenti riguardo alla macchina, ma in questione, al bando, alle problematiche che sono insorte, perché dal 2014 al 2017 sono passati 3 anni, sono state segnalate queste difficoltà anche a livello comunale, con una commissione ad hoc presieduta dalla consigliera Tardani. Allora vorremmo sapere effettivamente com'è la situazione, se tra l'altro, anche viste le note giornalistiche, se veramente c'è interesse da parte della Regione a mantenere efficiente e attivo questo polo ospedaliero, importante tra l'altro non solo per gli orvietani ma anche per il territorio limitrofo laziale. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Barberini. Ma intanto presidente mi appello a lei, perché quando ci sono i question time si scrive una cosa e poi si rappresenta verbalmente altre questioni, quindi cioè, tutto questo non aiuta, anche no, però questo diciamolo, perché la seconda è nella dialettica, perché se arriviamo a parlare dell'universo mondo, cioè se parliamo delle liste d'attesa parliamo sono disponibile, ma se l'interrogazione attiene ad una risonanza di un presidio ospedaliero, a quella rispondo ovviamente. Beh, vabbè, però non è che ha fatto un ragionamento che riguardava, non me la prendo con lei consigliere, in generale è un vezzo tipico di quest'Aula, solamente che quando ci ritroviamo, vabbè, non voglio rubare tempo e mi attengo alla... No, ma non è polemica, è che... No, è perché non riusciamo... Va bene. Va bene, però, però l'interrogazione attiene esclusivamente ad una risonanza e su quel punto io risponderò puntualmente. Premesso che è tutta intenzione della Direzione Generale della ASL e della Direzione Generale della ASL e dell'Assessorato alla Salute di questa Regione puntare e investire ancora di più sul presidio ospedaliero di Orvieto, che farà parte anche nei prossimi anni a pieno titolo della rete emergenza-urgenza della nostra regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di caratteristiche, in termini di dotazioni, in termini di attività che sono e saranno garantite. Nel caso specifico, la risonanza magnetica per il predetto presidio ospedaliero di Orvieto è sì stata programmata da alcuni anni, nel frattempo una sostituzione di questa risonanza, nel frattempo si è verificata una necessità ancora più impellente, perché le procedure, o meglio le risorse che erano state ipotizzate, erano risorse provenienti dalla contribuzione statale ex articolo 20, tutto questo ha protratto dei ritardi. L'azienda sanitaria ha ritenuto di modificare le modalità di finanziamento di questa, dell'acquisto della risonanza, e quindi attivando una procedura e garantendo le risorse con risorse proprie del proprio bilancio e trasferendo quelle ipotizzate nell'articolo 20 in altri investimenti per accelerare ancora di più la tempistica dell'acquisto. Per tale ragione il bando di gara per la risonanza magnetica del presidio ospedaliero di Orvieto è stato pubblicato il 30 giugno sulla Gazzetta Europea e il 7 luglio sulla Gazzetta della Repubblica Italiana. Il bando è apparso come da procedure, da regole, sulla stampa in data 12 luglio 2017. Il prezzo a base di gara è di 900.000 euro. Le ditte interessate avranno tempo sino all'11 agosto per inviare le istanze per poter partecipare alla gara, alla procedura di gara a procedura ristretta. Arrivata all'11 agosto
ci sono i tempi tecnici della procedura di gara per poter assegnare all'impresa vincitrice la fornitura della risonanza, e nel giro di qualche mese, nei tempi tecnici, si darà corso alla formalizzazione, all'acquisto ed alla installazione nel presidio ospedaliero di Orvieto. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Sì, grazie Assessore, noi prendiamo atto di quanto ci ha riferito, ci dispiace che così un pochino ha polemizzato su un'introduzione che non, evidentemente non rientrava nell'argomento del question time, però era chiaro che sui giornali queste cose c'erano scritte, e quindi è stata un'introduzione, anche perché le liste d'attesa in relazione alla risonanza magnetica sono evidentemente collegate. Rimane il fatto che ci sono voluti 3 anni per bandire l'acquisto di questa apparecchiatura. Prendiamo atto anche di quello che ci ha detto, confidiamo che quanto prima vada tutto in porto senza rischi di ricorsi o quant'altro, che spesso nelle gare d'appalto poi entrano in gioco, però del tema poi dell'ospedale di Orvieto abbiamo anche presentato una richiesta di audizione e ne riparleremo in quell'occasione di tutto il resto. Grazie.